La città metropolitana sta per varare il piano strategico metropolitano che prevede investimenti nell'area metropolitana e molti di questi fondi saranno destinati agli enti locali che li gestiranno. La sua opinione a proposito di questo piano qual è? È un'opportunità importantissima che ci viene offerta dalla città metropolitana di Napoli e che può veramente portare allo sviluppo dei nostri territori. Perché è importante per i comuni? Perché spesso i comuni non hanno delle misure economiche per intervenire e hanno invece infrastrutture, hanno invece esigenze, hanno invece problemi da risolvere. Avere la possibilità dei fondi da parte della città metropolitana per intervenire è fondamentale, di notevole importanza. Il suo comune ha già dei progetti che intende farsi finanziare nell'ambito di questo piano e poi è previsto l'interazione con altri piccoli comuni dell'area? Sì, abbiamo già presentato dei progetti, il recupero di un ex tratto della Circumvesuviana, l'ex tratto ferrato, e qui c'è l'interazione sicuramente con alcuni comuni, immagino per esempio con il comune di Boscoreale, il recupero di una vecchia struttura abbandonata che nasceva nel 79 come asilo e che vogliamo trasformare in un parco pubblico e infine il restyling, la riqualificazione generale di una piazza che è una porta di accesso al parco nazionale del Vesuvio in quanto si trova in prossimità proprio dell'accesso all'area protetta.